Scattata alle 9 di sabato 12 marzo nel porto di Olbia la nuova stagione per il campionato italiano Soluti d'Italia 2011. 135 piloti al via che hanno aperto le danze sotto il solenne inno di Mameli, suonato per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, secondo disposizione del CONI. Una gara caratterizzata da una leggera pioggia e accompagnata da un forte vento. Il terreno bagnato ha messo così a dura prova i concorrenti, dando soprattutto filo da torcere ai neoarrivati dal mondo del cross, a partire da Alex Salvini, ritirato al terzo giro. Quattro i giri effettuati, all'interno dei quali sono state affrontate due linee. Un cross test e una estrema per ogni giro. Prove molto impegnative e rese molto più difficoltose dalla pioggia che ha reso sudoroso il terreno. Passando ai risultati di gara nella 125 dei tempi, grande successo per Jonathan Manzi, che ha conquistato la prima sfida della stagione con il rivale del 2010, Giacomo Redondo, rallentato da alcune cadute. Terza posizione per il giovane Tommaso Montanari. Nella 252 tempi, battaglia combattuta fino all'ultimo tra Alessandro Botturi e Maurizio Michelut. Ad avere la meglio e al traguardo è stato Botturi per solo i 6 secondi, seguito dallo stesso Michelut, mentre la terza posizione viene occupata da Michael Boyer. Thomas Soldati sembra non abbia rivali nella 254 tempi, neanche per quest'anno. Il pilota di Pietrosino, provincia di Bergamo, vince battendo avversari come Salmine, Taine e Seistola, mentre nella giornata conquista la seconda piazza un bravo Roberto Rota, seguito terza posizione da Alessio Paoli. Grandi sfide si prospettano nelle 454 tempi che si presentano dopo la giornata di oggi, una classe tra le più interessanti del campionato italiano. A vincere è stato Oscar Balletti, che mette alle sue spalle il distaccato di 9 secondi, Simone Albergoni, terzo posto per Fabrizio Di. Nella 504 tempi trionfa Alessandro Bellometti, seguito in seconda posizione da Fabio Mossini e in terza da Tullio Pellegrinelli. Qui a Olbia era presente pure il presidente della federazione Paolo Sesti. Si apre oggi a Olbia in una giornata non molto bella dal punto di vista atmosferico, la prima prova degli internazionali Italia di enduro è una delle, sicuramente un'apertura di stagione molto interessante, un bellissimo percorso e una bellissima gara in una terra sempre molto ospitale per questo sport. Un avvio di giornata, la seconda, caratterizzata dalla pioggia e da un forte vento che hanno accompagnato i concorrenti per oltre metà gara, quando il brutto tempo ha lasciato spazio a qualche raggio di sole. Il terreno bagnato e la temperatura abbastanza rigida ha reso la giornata molto dura per gli oltre 100 partecipanti che si sono sfidati sulle tre speciali lungo il percorso. Manzi si porta a casa tutte le prove in linea e le estreme, mentre il Dondi fa su il cross test. Medaglia di bronzo per Guido Conforti. Sono partito bene ieri mattina facendo abbastanza bene l'estremo qua in paese e dopo durante la gara ho cercato di guadagnare il più possibile nelle linee e sempre nelle estreme dove era mio forte, diciamo. Peccavo parecchio infettucciato e infatti con Giacomo c'erano sempre diversi secondi di differenza. Storica la vittoria per Maurizio Michelux, che porta sul primo gradino della 252 tempi la Fantic dopo diversi anni, seguito dal pilota ufficiale Gas Gas Alessandro Botturi e Michael Pony. Diciamo che ieri ho sofferto, sono arrivato secondo dietro al botto di una manciata di secondi proprio per errori miei nella discussa estrema, linea estrema, diciamo. Oggi è andata bene, ho vinto quasi tutte le speciali tranne l'ultima dove sono stato un po' guardingo. E Thomas Soldati, vincitore da 2,5-4 tempi, che riesce a stare davanti a un bravissimo Andrea Becconi all'ultima speciale per 3 secondi, mentre la terza posizione viene occupata da Alessio Paoli. Sì, sono contento, siamo partiti col piede giusto. Ieri ho vinto la classe abbastanza con un buon margine e ho finito terzo assoluto e ero veramente, veramente contento. Oggi purtroppo nell'assoluto è un po' più indietro perché nel cross test facevo molta fatica. Però è stata una bella battaglia oggi con Becconi, che faccio i complimenti perché andava veramente forte, mi guadagnava molto nel cross test, io glielo restituivo in linea e alla fine l'ho spuntata per poco, però sono contento. Primo posto per Simone Albergoni nella 4,54 tempi, che mette alle sue spalle un ottimo Danny Filippart. Terza posizione per il vincitore della giornata di ieri, Oscar Balletti. Sì, ieri sono partito un po' così perché non ho ingranato fin dall'inizio e nella prova estrema ho combinato dei disastri.
Nella classe 500 si impone di nuovo Alessandro Bellometti, in recupero il neo arrivo del cross Alex Vini, ritiratosi ieri per problemi al freno e una successiva rottura della frizione. La medaglia di bronzo va per la giornata odierna a Fabio Mossini. Sono partito bene, sono partito col piede giusto, ci volevano due vittorie, sai, la prima gara non sai mai il tuo livello, anche se ho lavorato bene quest'inverno, però ripeto, non sai mai il livello dei tuoi avversari, così. La gara è stata abbastanza difficile perché il tempo non è che ci ha agevolato la cosa. Così in campionato Manzi, Oldrati, Albergoni e Bellometti a punteggio pieno. Gli assoluti d'Italia ritornano in scena tra 7 giorni esatti per la terza prova della stagione, che si svolgerà sulle sponde del lago di Viverone in provincia di Biella, grazie all'organizzazione del motoclub Azeglio.